Buongiorno a tutti, benvenuti o ben ritornati sul canale. Oggi una nuova avventura per la rubrica Mondi Scomparsi. Sono con la mia amica Elena, guida ambientale escursionista. Eccola qui. Ciao, sono Elena. Oggi andremo a vedere un nuraghe, Santa Barbara, nella zona di Scalo Montiferro. E poi andremo a vedere anche una Domus Deiana. Quindi restate con noi, mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanellina per restare aggiornati. A tra poco. Ciao. Ciao. Ok, allora adesso passeremo da Sagama. Siamo passati da Sagama, abbiamo girato per le sorgenti di Sant'Antioco e dobbiamo prendere la strada che va a Macomer. Ma invece di prendere la strada canonica, seguiamo il percorso delle acque. Abbiamo visto prima la sorgente di Corrao, adesso siamo in linea retta e raggiungiamo le sorgenti di Sant'Antioco. Dalle sorgenti di Sant'Antioco andiamo sulla strada di Macomer e raggiungiamo le sorgenti di Santa Barbara. Qua c'è la chiesa di Sant'Antioco, che è costruita su questo colle dove prima sicuramente c'era qualcosa. Qua intorno è pieno di roba archeologica, però io non la conosco. Qui trasudava, prima che passassero tutta la roccia, qui era tutta acqua. Vedi quanto muschio c'è? Sì. Perché c'è talmente tanta acqua che è una roba incredibile. Eccoci qua alle sorgenti di Sant'Antioco. Primi del Novecento, quando hanno cominciato a intubare le acque. Guardate, una sorgente praticamente sotto la casa. Eccoci arrivati sul posto dove c'è il nuraghe di Santa Barbara, in quella direzione. Ecco la chiesa di Santa Barbara. Stiamo avvicinando all'uraghe Santa Barbara, proto-uraghe. Purtroppo c'è sempre un po' di strada, perché a vederlo da Google Earth sembra sempre più facile. Paesaggio lunare. Quello laggiù è il nuraghe a Baudì. Eccolo qua, l'abbiamo trovato. Cerchiamo di arrivarci. Eccoci qua arrivati. Ora guarderemo cosa c'è attorno. Thank you.
registrazione che ho fatto serviva a vedere se questo posto aveva se era rinforzato da mura, e sì, c'è una parte perimetrale di muro dove ci sono quelle querce, quei lecci, e poi qui avanti, dietro questi massi, c'è questa parte semicircolare che non richiama tanto una capanna quanto un posto votivo. Perché? Perché si presume, da tutti gli altri insediamenti nuragici, che quando ci sono queste parti semicircolari, e lo vediamo bene sia ad Abasanta che a Paoli Latino, ci avevano i sacerdoti, si riunivano per pregare, ma anche per decidere le sorti della loro tribù intesa come nuclei familiari, che in posti come questo potevano essere anche 100 nuclei familiari. E quindi il villaggio non sempre compare, perché non sempre è fatto con pietre molto grandi, e molto spesso ce ne accorgiamo solo dai perimetri a terra, se il terreno è pulito, altrimenti manco li vediamo. Ma perché? Perché nei millenni la gente, insomma, quando gli serviva la pietra se la prendeva. Guardiamo adesso la statura, l'altezza del nuraghe. In questo momento sarà circa quei 4 metri, magari in origine era... No, beh, almeno 11 metri. Almeno 10-11 metri. Dobbiamo considerare il territorio pieno di boschi. Non era quello che vediamo noi oggi. Era un enorme bosco con alberi secolari. Che fine hanno fatto gli alberi? Gli alberi li hanno tagliati i romani. Un po' tutti, anche gli spagnoli, anche per costruirsi. In Planarza i nostri nuraghi sono tutti neri, tutti scuri, perché sono in basalto. Poi nell'altra costa sono direttamente in tufo. Nord della Sardegna anche. E comunque pietra calcarea, bianca. Questo è un unicum, perché questa pietra qui è normale solo in sto posto, nel senso che tutto il resto è nero. Anche l'altro nuraghe è nero. Si chiama la triangolazione dei nuraghi. Ogni tre nuraghi messi che possiamo, come in questo caso, quello, questo e l'altro a Bodì, in mezzo c'è una sorgente, per forza deve esserci l'acqua, altrimenti non avevano modo per andare avanti. Ed infatti in questo caso lì ci abbiamo il rio. Ogni nuraghe, quando lo guardiamo, dobbiamo sapere che se ne abbiamo tre a vista, lì c'è l'acqua. Però sono passati anche gli anni. Non necessariamente l'acqua che c'era 5.000 anni fa c'è oggi negli stessi siti. Tipo ad esempio in Gallura, molto spesso pozzi nuragici, punti votivi delle acque, non c'è più la presenza dell'acqua. Anche a Santo Stefano di Oschina. Dai, che strano. Certo, perché? Perché si sono prosciugate, perché hanno cambiato la propria via, la falda acquifera. Si magari prelevate anche magari in qualche punto prima da qualcun altro. Ma esatto, con i pozzi. Ma anche comunque come va il tempo, cioè millenni che passano, dove c'erano i fiumi non ci sono più, dove i fiumi erano più grandi adesso magari non ci scorre nulla se non quando piove. Per lo stesso motivo alcune falde acquifere si sono asciugate. E perché le acque sono così importanti adesso? Beh, insomma, per me sono sempre state importanti le acque, soprattutto nella triangolazione nuragica della quale parlavamo, con la sorgente in mezzo, ma anche e soprattutto perché negli ultimi 4 anni sono stati scoperti un sacco di pozzi nuragici assolutamente veri, assolutamente tenuti nascosti. Perché? Perché nessuno dava una plusvalenza alle cose. Con il Covid, uscendo, la gente ha cominciato a visitare Paoli Latino, il Pozzo di Santa Cristina, Orune. E quindi con il Covid la gente ha cominciato a muoversi. Muovendosi e nelle località dove questi pozzi nuragici, sembrava ne avessimo solo 3 in tutta la Sardegna. Sembrava avessimo Santa Cristina, Paoli Latino, mentre invece è pieno. Niente, in 3 anni ne sono venuti fuori 24. La mappatura è arrivata il mese scorso a 38. Tutti adeguatamente censiti, addirittura uno a Paoli Latino, tutto bello secco, perché no, sono molti di più comunque. A Paoli Latino gli passa sopra la ferrovia, quindi noi abbiamo avuto anche della gente che ha dato talmente tanta poca importanza alla struttura delle acque a livello archeologico e quindi di storia, di millenni, di nostro sentire, che ci ha costruito la ferrovia facendo finta che quella non sia una cosa archeologica.
Però adesso le cose stanno cambiando. Speriamo, noi siamo sempre propositivi e positivi nella cosa. Infatti per questo noi facciamo questi video, in modo da salvaguardare con una documentazione video questi posti. E anche stabilire che c'è una logica in tutto questo, che non è vero che i nuragici erano dei barbari. Avevano un modo di curarsi, non avevano gli ospedali, non avevano i medici, benissimo, avevano le acque. Perché? Perché le acque trasmettono l'energia. Ma poi chi lo sa che non avevano i mezzi? L'energia elettromagnetica, l'elettromagnetismo tutt'oggi è usato per curarsi. Quindi loro conoscevano, avevano un sentire diverso dal nostro, che non ascoltiamo più l'elettromagnetismo terrestre. Noi non ci mettiamo più in connessione con punti di particolare scarico energetico. Sì. È una cosa che non è più nella nostra cultura. E invece prima... adesso viene molto studiata da un sacco di gente, soprattutto geologi che sono anche radioestesisti, rabdomanti pure, e visitano tutti i siti archeologici della Sardegna, conosciuti e non, sorgenti, controsorgenti, punti di raccolta e di culto, per misurarne l'energia. E incredibilmente ogni sito nuragico è sistemato in una determinata maniera, convoglia l'energia in alcuni punti dove non fa male, molto lieve, intorno a 16 di grado, per i gradi con i quali si misura l'elettromagnetismo, fino ad arrivare a punti dove proprio la sentiamo anche noi, che non sentiamo più nulla, dove arriva ad un massimo di 36-37, dove ci puoi stare sopra non più di 5 minuti, perché la prima parte fa bene, dopo fa male. La prima parte rigenera completamente l'organismo. Allora, per quanto riguarda il nuraghe Santa Barbara, l'abbiamo visto, abbiamo visto che è diroccato e quindi è tutto. Ora ci recheremo in una sorgente qua vicino per chiedere informazioni per quanto riguarda la Domus de Janus, che non siamo riusciti a trovare. Comunque vedremo, investigheremo a riguardo e vi faremo sapere tutto. Ecco, qua ci troviamo in una sorgente. Aspetta, l'hanno ritoccata negli anni 70, quindi non guardare l'imbocco conglobato in quel cemento schifoso, perché della gente è venuta qui. Comunque questa è una sorgente primaria millenaria, è stata conglobata male negli anni 60-70. Però... prendo anche giù quell'altra, questa balsa, vedi qua. Sì, c'è un abbeveratoio per gli animali. Ma è bevibile, è super... Sì, sì, è potabile l'acqua, è potabilissima, l'acqua è anche buona. Sgorga... E laggiù hanno fatto una grande vasca. Tutta acqua che è per finire in bellezza. Ci vuole uno spuntino ovviamente in campagna, come questo qua. Ma birra, la bevete una birra? Ce l'abbiamo di birra? Io ho un bicchiere d'acqua ora. C'è anche acqua. No, birra io no. Tieni l'acqua. Dietro dovrebbe essere.